Ci siamo, eccoci. Siamo tornati qui nella nostra saletta. Mi dice salva partita dei amici vicini, quindi di stare attento. Ma ho il lanciafiamme. Ho il lanciafiamme che non abbiamo ancora utilizzato. Credo sia arrivato il momento di andare ad usarlo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato con questo buon uomo e ci ha raccontato la storia, per l'appunto, del Nostromo. Abbiamo visto il fantino spaziale della Space Engineering che era comparso nel primo Alien di Ridley Scott del 79. Ho avuto un palpito, ho vibrato un attimo il pad. E per l'appunto poi sono tornati in Prometheus perché Ridley Scott capì, ebbe un'intuizione secondo me geniale dicendo che nessuno aveva mai indagato sugli ingegneri. Quindi facciamo un prequel, portiamoli su schermo e rappresentiamoli come queste statue greche. Infatti sono una sorta di divinità per l'uomo. Noi lo vediamo bene in Prometheus e ricordano un po'. Benvenuto. Fulcrumit è un cavaliere Jedi. Fulcrumite, grazie mille per essere un cavaliere Jedi ed essere qui con me a dominare questa bestia. Non mi ricordo dove devo andare e non mi ricordo cosa devo fare. Intrappola la creatura. Waits ha un piano per intrappolare la bestia. Individuala nella torre Syntec Lawrence e isolala. E per l'appunto ho avuto quest'ottima intuizione. Andiamo a spiegare meglio gli ingegneri. Mostriamoli. Hype train oggi, eh? Leonardo Jeri è un cavaliere Jedi. Ci sei? Sì. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro. E andiamo ad ammazzare quel mostro insieme a Leonardo Geri, grazie mille per l'abbonamento. Ti hanno interrotto, sono maleducati, lo so che i miei NPC sono un po' così, bisogna sopportarli. Ci hanno armato, quindi chissà tra l'altro com'è. Non ho ancora sparato un colpo, eh. Primo colpo lo sparo con voi. Quindi vediamo appena arriva la bestia, la bestiolina. E la 02. Chiamiamo la navetta, aspettiamola che arriverà a prenderci. Ed è stato bello vedere l'altra volta per l'appunto il fantino spaziale, il pilota chiamato da Giger, perché all'inizio quando fecero Alien 1 nel 79 la produzione non voleva. No, era una cosa enorme, era uno scafandro, una costruzione per l'appunto di 8 metri, creata su una sorta di base rotante, quindi che poteva essere girata e filmata in prospettiva. E Ridley Scott si impose. Dobbiamo mettere questa creatura, dobbiamo mettere il pilota, perché la differenza tra un film di serie B e uno che farà successo, uno che diventerà un cult, e alla fine ce l'ha fatta. Alla fine hanno messo quell'iconografica creatura che sembrava uno scheletro. Ridley Scott poi ha detto: no, non è uno scheletro, è la sua tuta per l'appunto, la sua tuta spaziale, e lo vediamo sempre bene in Prometheus. E grazie mille, felice di essermi abbonato. Ti seguo da un po' e ti faccio i complimenti per l'enorme conoscenza sull'universo di Star Wars. Fulkmit, grazie mille, grazie davvero tanto. Grazie per essere qui e per l'abbonamento. A te, a Leonardo, a Junk e chi mi sta affiancando in questa avventura brutale in cui non ho la spada laser, ma ho il fuoco. Il fuoco è con me e lo useremo. Perché, come insegna Darth Vader, il fuoco brucia anche un Jedi. Dove si apre? Di qui. Sono nella torre Syste. No. Lì sopra, vero? Direi che salviamo, eh. Salviamo prima di dover ricominciare tutto, un bel salvataggio, la sicurezza, un attimo di relax, perché mi sto a prendere male. Sei qui? Vecna, che oggi è uscito anche Stranger Things, le ultime due, devo ancora vederle, però stasera forse mi recupero la prima delle due. Sistema instabile.
Io disattivo altoparlante. Attiviamolo invece, faccio il contrario, giusto per vedere di incasinare meglio la zona. Allora, raggiungi il server centrale. Andiamo. Corre replay. Ormai, come ho scritto nel post, io sono il cacciatore. È l'alien la preda. Fino a un certo punto, perché se mi prende dai condotti, sono morto. E infatti sono morto. Dov'è che mi ha preso? Guarda che sta prossima volta che ti trovo davanti, ti brucio. Ti incendio, meno male che ho salvato. Torniamo, il bello di questo gioco è che è inaspettato, può capitarti di ogni, puoi andare fiducioso quanto vuoi, ma bisogna sempre stare attenti. Accesso richiesto. Dove sei? Dai! Coraggio? Da dove cavolo è arrivata? Ce l'ho davanti, ce l'ho sopra, ne? Allora, da dove che esce? Credo fosse... mi sono cagato addosso. Però credo fosse scriptato. Non ho fatto nulla. È la fortuna della protagonista di Ripley, di Amanda. Cioè, ha urtato una porta con le spalle e ha fatto esplodere tutto. Questa non è un'esercitazione, niente panico. Non ho il panico. Cane, sì, ho il panico. No. Non sto più a capire. Una mazza, fa tutto da solo. Il pad vibra come pochi. Sto andando a fuoco. Ok. Ok. Qui il fuoco mi soffoca. Meglio uscire. Non so dove devo andare. Usa la leva. E giù. Andiamo, ok. Entra nel condotto, fai caso, che tanto non so dove cavolo devo andare. Una batteria? Ascensore, non ce l'ho. Non stiamo a costruire perché siamo in una situazione un po' grave. C'è caldo. Altro che il caldo estivo, qui proprio il caldo infernale di Mustafar. Ho fatto un giro, non serviva niente, ok. Io credo di dover andare di qui. Ricordi logica. Ma c'è la mappa oltre alla logica, no? Individuo attiva il sistema di spegnimento incendi. Quindi abbiamo un sistema di spegnimento incendi, è questo? Ah, ecco qui. Ho attivato. E Junk mi fa notare, era previsto che bruciassi la creatura, non che bruciassi tu. Esattamente, come Obi-Wan. Eri il prescelto. Era previsto che distruggessi il sito, non che ti alleassi a loro. E io ho sbagliato, sono bruciato io, non la creatura. Dove è andata la creatura? Prima mi ha attaccato le spalle in quel punto e non è partita... il fuoco e fiamme che l'avrebbero arsa. Adesso invece sono arso io. Questa si chiama maledizione. Iniettore, i PC non vanno, segnano una X che dice no, siamo chiusi, close. Wait, che problema ha questa stazione? È a pezzi da un bel po', ma con lo smantellamento un sacco di sistemi sono stati chiusi. Mettici pure che tutti sono troppo occupati a restare vivi per pensare alla manutenzione e avrai come risultato questo gran bel casino. C'hai ragione anche tu, anch'io mi preoccuperei della mia pellaccia. Ma è buono o cattivo questo? Guarda, se fai movimento ti brucio. No, sono buoni. È appena esploso qualcosa laggiù. È l'ultimo dei nostri problemi, quel mostro è qui vicino. Sentito? Andiamo. Ok. Perché ogni volta che arrivo qui, fin dalle prime puntate, dalle prime dirette, abbiamo avuto problemi, cioè mi avevano sparato, ero scappato da qui, quindi sono sempre preoccupato, anche perché quello non sta benissimo,
non mi sembra molto in forma. Mentre questo non ricordo, lo riascoltiamo al massimo. Ascoltami bene. Devi andartene ora. Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro finché la Sixon non manda una nave. Ho visto il tipo giù nell'atrio. Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano, con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Ti raggiungo appena posso. No, non ricordo che l'avessimo ascoltato, quindi è nuovo. C'è il gattino, l'avrei salvato anche io. Di qui ero scappato, c'erano alcune porte chiuse. Qui, dovete andarvene. Ma andare dove? Al centro commerciale, vicino al dipartimento dell'ufficiale. Ok, ok, grazie. Vai. Almeno voi non sparate, siete persone civili. A inizio gioco chiunque sparava. Dispositivo non valido, quindi bisogna assolutamente riuscire in qualche modo a evolverlo. Non capisco, giuro, non capisco e non ricordo. La bestia, come facciamo a chiuderla dentro? La torre è in grado di processare composti di alto valore estratti dal gigante gassoso. I sistemi di prevenzione contro la pirateria sono ancora in funzione. La torre può essere sigillata con dotti, portelli e tutto. Quindi costruirai una gabbia intorno alla bestia e Riccardo la chiuderà dentro. Interessante il sistema antipirateria, perché effettivamente c'è la pirateria. È un problema anche del futuro. Qui noi siamo già stati, cioè io ricordo benissimo questo luogo. E il server centrale, mi viene il dubbio che sia sotto, perché io vi parlai per l'appunto di questa struttura paragonandola a Dead Space che avevamo portato sul canale lo scorso anno. Qui ero rimasto chiuso. Usa il terminale della reception per aprire il portello. Ok, server della reception, è questo. E il portello è bloccato, come dovevamo immaginarci. Io qui all'epoca presi tutto. C'era il salvataggio che ricordavo bene, è rimasto, meno male. Salviamo la partita, si sa mai, prima che torni lo xenomorfo. Che anche lui ha capito, ci ha visto armati e attacca solo le spalle. Richieste inutili. Hanno detto a questa gente che Sevastopol è destinata allo sfacelo, ovvero? Ho appena ricevuto un messaggio di Allison, la contabile. Possiamo aggiustare l'asciugatore nel bagno. Possiamo un cazzo. La prossima volta che arriva una richiesta del genere, rimandala indietro, direttamente. Dobbiamo smantellarlo questo posto, non ripararlo. E ha ragione anche lui. Non l'avevo letto questo. Richiesta di servizio, riferimento numero SR6684, categoria problemi di hardware, titolo messaggi non ricevuti. Dettagli. In attesa di una richiesta esterna alla stazione, dovrebbe essere già arrivata. Ne ricevo diverse in una settimana, ma non ho ancora niente. Qualcuno potrebbe controllare la mia unità di comunicazione? Non posso permettermi di perderle. Data di creazione 9 novembre 2137. Utente Martin Patterson, note tecnico inviato in data 16 ottobre 2137. La strumentazione sembra funzionante. Problema segnalato alla Sixon Communication. Potrebbe essere sfuggito qualcosa alla rete di Apollo. Un po' tutto, la rete di Apollo non funziona. Avamposto del progresso di Julia Jones, è tornata Julia Jones, un futuro incerto. Per limitare le perdite, la Sixon abbandonerà Sevastopol. Questo è un altro segno della riduzione delle spese che dilaga ormai in questo settore. A volte sembra che l'orgoglio aziendale sia l'unica cosa in grado di mantenere questa stazione in orbita sopra il KG-348. Vivendo su questa stazione, è ormai chiaro che la Sixon ha giocato d'azzardo, sia con i propri investimenti, sia con quelli delle imprese bancarie, come la Geofond Investitor. L'inopportuna corsa della colonizzazione spaziale, la sua espansione e prevaricazione sono costate molto alle nostre compagnie di seconda scelta. La Weyland Yutani, con la sua potenza in campo finanziario e tecnologico, sa resistere a queste bufere, mentre i suoi avversari cadono. Tuttavia perfino la compagnia starà di certo allerta mentre volge lo sguardo verso questi decadenti avamposti in orbita. Con molta avvedutezza la Weyland Yutani investe costantemente nella ricerca, nella tecnologia della terraformazione, proprio mentre osserva le luci avversarie affievolirsi. E qui abbiamo il passaggio della Weyland Yutani che continua a crescere, continua a inglobare.
era una delle prime, la vediamo in Prometheus, la vediamo in Alien 1 del 79. Operazione non permessa, non posso ascoltare l'audio. Apri il portello. Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Devi chiudere i portelli di sicurezza intorno alla tromba delle scale. Poi il deposito scorte, l'accesso per la manutenzione e la reception del server centrale. Fai rapporto man mano. Ok, non voglio sprecare. Ho poca vita. Il lanciafiamme credo non gli faccia nulla. Sei Anakin? Hai freddo? Darth Vader è questo che avrebbe dovuto fare per l'appunto nell'episodio con Obi-Wan. Passare così nelle fiamme. Sei un figo androide, più figo di Darth Vader. Non ci credo! Fuoco! Ho bruciato tutto, ho fatto due trofei. Bruciare l'androide, bruciare lo xenomorfo. Bruciato di Dione. Fuoco e fiamme. Al mio segnale scatenate l'inferno. Cosa che ho fatto? Dov'è? Eccolo lì, vieni qui, vieni qui. Dove sei? Vieni qui. Ti piace? No, mi fai più paura te, androide, della bestia. Ho capito, ma stai lì, fatti i cavoli tuoi, non è permesso, c'è una bestia che vuole mangiarci. Non ci credo, dov'è? Mi hai preso tu, adesso mi prende lei. Lo sapevo, avete giocato a doppietta. Cioè giocano insieme, androide e bestia. Cioè lui ti tiene fermo, lei ti uccide, lui sta lì a guardare e fare. Vabbè. È morta, che ci posso fare? Dovevi proteggermi. Questo dovevi fare, proteggere me e non la bestia. A questo punto io creerei un kit medichello, poi siccome arriva lui, provo col tonfa elettrico, essendo un androide, io credo che funzioni tipo MP. Esatto, ecco come funziona il tonfa. Poi come si dà la mazzata così. Ecco, ha reagito un attimo perché io coi tasti non mi ricordo mai come cavolo si faccia. Non mi strozzare! Ammollami! Ancora! Sono viva? Sono morta? Sono morta! Abbiamo questa accoppiata terribile. Quindi riproviamo. Ok. Ho tante cose da fare, ragazzo. Dopo facciamo anche quello. Oh, sei resistente, eh? No, lancia fiamme, dov'è? Non ci credo, bellezza, grazie mille per il bacino. Uno l'avevo distrutto, adesso devo distruggere anche l'altro, dagli fuoco. Tra l'altro l'androide è la stessa uniforme del Marine Marziale di Expense. Mi sento di empatizzare con lui. Io no, Junk, io lo sto odiando questo androide. Poi sto qui, ho capito, Riccardo sta finalizzando l'isolamento. Tu devi fare tantissime cose, tanto non te ne ricorderai manco una perché ti do milioni di informazioni tutti insieme. Dai, a terra. Cambio. Ok, per essere bruciata è bruciata. Io devo curarmi. E non posso salvare. Quindi mi metterei qui un attimo a creare. Non ci credo. Oh, mi dice che se n'è andata, quindi farei un kitello medico. Mi dai tempo di curarmi almeno un secondo, no? Ok, anche perché ce lo scarico tra poco. Ricarica, bellezza.
Perfetto. No, io ce l'ho il kit medico, vorrei usarlo. E ci siamo. Forse se n'è andato. Ok, mi abbasso, vado in giù. Ok, un attimo di tensione per questo bipettio. Persone che non sono finite bene, per niente proprio. L'androide non c'è più, un problema è risolto. Rimane quello più grande, giustamente, perché l'androide ti segue, non è che sia sto gran problema, al massimo ti prende. E questo se ti prende ti accoppa. Quindi devo trovarmelo sempre di fronte, in questo modo. Brucia! Ok. Stai lì, vero? Brava. Non sono esattamente un cacciatore, sono un domatore di bestie. Cioè le tengo buone. Dai. Mi fermerei a leggere questo, anzi devo leggere questo. Non ci credo. Dov'è? È andato a sinistra. Sono qui. Vai, vai via. Ho paura che questo serve per aprire la porta. Di sicuro servirà così. Però questo su mi attacca. E non c'è niente per aprire. No, non c'è niente. Solo da leggere. Devo leggere dopo allora. Non è qui che devo andare. E ho anche poche ricariche del lanciafiamme. Ok, qui è chiuso. Un po' di ansia ce l'ho! Da dove cavolo sei uscita, bestia? Quindi che lei adesso passa nei condotti. Buono a sapersi. Destra. Poi. Deposito forte chiuso. Sì, però mi sono isolato da dentro io. Cioè, che cavolo di piano è, ragazzi? Stiamo scherzando. Poi mi segue nei condotti, figurati. Apri? Open? Non ci credo, non si apre. Cioè, non posso uscire, solo da là. In cui ovviamente l'ho appena vista salire. Andiamo a destra. Sì, con calma. Nessuno? La missione qual è adesso? Tutte le uscite. E quindi lasciare la sala server prima che mi magni. Capito, isola le scale. Come faccio a isolare le scale? Almeno ricarica. Tessera d'accesso. Non ho la tessera d'accesso. Non ce l'ho. Perché nessuno mi ha detto che serviva una tessera d'accesso. Tu ce l'hai? Tu non hai una tessera d'accesso. Strano. Usa la forza ad averla. La userei tutta la forza che ho proprio per combattere questa creatura. Non posso neanche leggervelo. Prepara le armi, no. Non posso nemmeno leggere. No, ma apriti! Mi chiude in faccia la porta.
Dove può essere la tessera? Fa già caldo. Quest'ansia qui. Ti prego, no, non venire a sconfiggermi così, perché proprio... ho paura a leggere. Metallo, va bene. Dovresti farti un po' i cavoli tuoi, lo sai. Accuccia. Dai. Non ci credo, ho finito i colpi. Non avevo caricato. Non avevo caricato. Dai, vieni. Dai. Vieni a prendermi. Giuro, dove sei? Ti ho bruciato, ti ho bruciato, ti ho bruciato, brutta creatura immonda. Torna dall'inferno in cui sei venuta col fuoco e le fiamme. Ascolta, Riccardo, vieni qui. Fallo venire qui. Cioè, ho un tonfo, ragazzi. Si sa con quale legge mi colpisce anche col fuoco. Quindi sono ferita. Sono incazzato io, non il personaggio che deduco sia impaurito. Mappa aggiornata. Mi devo fermare qui a curarmi. E carichiamo questa volta, carichiamo, che non voglio sbagliarmi. Cioè, alle spalle arriva. Oh, io mi curo. Strano, strano, guarda, lo sapevo. Perché se mi curo, giustamente, devi prendermi. Sei un infame. Sta cavolo di tessera, batteria, non me ne frega niente la batteria. Allora, avviamo il primo isolamento. Deposito sporto. E ci siamo. Vediamo un attimo la mappa. La mappa segna questo, quindi effettivamente dalla parte delle scale. Devo scendere. È nei piani di sotto, cioè devo isolare tutta quell'area. Isola il corridoio dell'accesso di manutenzione. Ma prima non si apriva di là, perché c'era lei, la creatura, lo xenomorfo. O perché è isolato? No, perché è isolato, quindi quella parte lì è isolata. Spegni la luce, fai attenzione. C'è nessuno? A sinistra. Miscela, sì, raccogli, grazie. Tessera d'accesso richiesta. Quindi qui dove eravamo prima, perfetto. Lei è di là che mi aspetta. Scendiamo al piano inferiore. Quello intermedio. Man mano inizio a scendere e guardare tutti i piani, cosa c'è da fare, e vado avanti così. Quando la vedo sparo tutto quello che ho e poi corro. Ah, qui non c'è la corrente. È strano, strano. Ok, quindi è qui, ma devo trovare la corrente. Come attivarla? Vattene via, ricarica, ricarica, ricarica.
Ho bisogno un attimo di pensare. Un secondo, dannazione. Ma non riesco perché ho l'ansia. E quando hai l'ansia non riesci a pensare, il cervello fa tutta un'altra cosa. Non mi ricordo come si fa. E ho visto anche la creatura. Togliti, togliti, lascia, 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 lascia. Mi devo trattenere, mi devo trattenere. Si sono visti i miei bei capelli bianchi nel far così. Mi sa che oggi non riusciamo a fare 2 metri. Cioè, stiamo fermi qui. Non ho neanche aperto. Non... Non ti posso prendere. Mi sta distruggendo oggi questo livello. Che tra l'altro io pensavo di essere quasi alla fine del gioco. No, mi hanno detto sei a metà gioco. Io sono a metà gioco. Ed è difficile da portare a termine questa metà gioco. Siccome quello era l'ultimo piano, e abbiamo capito più o meno come disattivare, eccetera, saliamo con più cautela e vado subito al piano qui a destra. Che è quello in cui ero appena arrivato, quindi se noi capiamo come mettere effettivamente... come mettere la corrente, io da lì avrei fatto. Ah, qui si torna indietro addirittura. Ok, aspetta, no, sono tornato indietro, quindi un salvataggio c'è nella zona. Per forza, sono tornato indietro. Dove sta il salvataggio? Non lo so. È uno shortcut. Se io torno di qui c'è un salvataggio di sotto. Ti ho sentita, ti ho sentita. Esatto, praticamente faccio il giro dell'oca, ma mi sono aperto una sorta di via di fuga almeno. O qualcosa che possiamo chiamare via di fuga. E dovrei poter salvare ora avendo fatto il giro. Perché prima non mi faceva salvare. Perfetto, ok, dai. Ce l'ho dietro, non mi ha fatto salvare, ma mi sta tirando per il culo oggi sta bestia, eh. Perché almeno avevo la porta aperta, almeno non c'era più l'androide, mi ero levato un problema grandino. E invece no, no, non mi ha fatto manco salvare. Sta uscendo il Palpatine che c'è in me. È chiusa, giusto? È chiusa. È... No, io credo che oggi, ragazzi, finiamo qui. Arriva un certo punto in cui la pazienza svanisce. Si spegne e quindi poi fai le cose un po' come si dice, come direbbe René Ferretti, a cazzo di cane proprio, e sto facendo le cose a cazzo di cane, alla René proprio. Però voglio capire, vado avanti ancora perché voglio capire effettivamente dov'è almeno la corrente elettrica. Ridere, però hai un tonfa, giusto? Lo becchiamo col tonfa? Ansia. Ok, fin qui ci siamo arrivati. La corrente. Dove sta? Di là c'è lo shortcut, non mi interessa. Di qui a questo punto, che c'è? Un cadavere. Con un detonatore e un iniettore che a me non servono. Niente, è una trappola, è... Mi posso chiudere dentro, manco chiudere dentro posso. C'è nessuno? Oh, brucia! Ok, ci saranno informazioni qui, per forza. Quindi sintonizziamolo e torniamo rapidamente questa volta, non come prima.
Perfetto, diritti di amministrazione garantiti. Io vorrei accedere al terminale, però è qui. Non è più qui. Ho aperto le celle, è cambiato qualcosa secondo voi? Non è cambiato nulla. Ok. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non so che dire, ragazzi. Non so veramente che dire. Qui ci eravamo già stati. È la prima volta in cui abbiamo visto la bestia venire giù. E non c'entra nulla. Quindi tutto si gioca dalla parte di là. Quindi sono tre da chiudere. Di cui uno è qui. Ha detto sono tre. Facciamo così, se riesco almeno a chiudere il primo, quello sopra. Questo è il secondo, ma manca la corrente. Io chiudo questo, vado dallo shortcut, provo a salvare sperando non mi prenda le spalle e almeno finiamo così la diretta di oggi, cioè almeno ho fatto qualcosina, minimo, per avanzare almeno. Dov'è? Dove sei? È qui, da qualche parte. Eccola. La vedo. È ancora qui. Vai. Ok, buona. Se n'è andata. Deposito scorte chiuso. Deposito scorte, ne mancano due. E qui ci salutiamo, il mio piano è andato a farsi benedire esattamente passando sotto una cavolo di botola e io non ricordavo che loro escono anche dalle botole. E quindi oggi abbiamo provato a tornare in Alien e non ci sono riuscito, non ci sono assolutamente riuscito, l'ho fatto nel modo peggiore che potessi tornare a giocarlo e direi che finiamo qui. Direi come finiamo qui con l'ennesima morte. Perché è giusto per coronare questa giornata di morti, perché non finire con un bacio emozionante che ci ha lasciato tutta questa enfasi cliffhanger per il prossimo episodio. Il bacio si innamorerà o non si innamorerà? Perché metterei anche a creare cose utili, Molotov ad esempio, però dopo tanto non mi fa salvare. Quindi sto qui a creare cose che poi tanto non posso salvare. Sto qui a creare per cosa? Sto a guardare invece questo picchio che forse è meglio. Andare avanti e indietro, avanti e indietro. Un po' come abbiamo fatto noi oggi. Ragazzi miei, grazie mille per avermi seguito anche oggi. Speriamo di rifarci nella prossima diretta di Alien. Grazie a tutti per avermi seguito ragazzi e buon weekend. Alla prossima.